Allora, notiamo speciale playoff per la Serie A1. Abbiamo le due squadre vincenti. A gara 2 hanno vinto, bissando il successo di gara 1, sia Salerno, la Rari a Latina, che Palermo in casa con la Rai Nantes Camogli. Ecco i servizi delle due partite. Allora, dopo partita festante per chi è salernitano come te, Walter, comunque Rari in A1 dopo qualche anno che ci prova e quindi si chiude un playoff con questa meritata vittoria, dico io. Nel frattempo ci saluta Baffetti. Meritata vittoria del Salerno, anche se oggi è ai rigori. Sì, è stata, come hai detto tu, meritata, perché dopo tanti anni che ci hanno provato, presidente Gallozzi col dirigente Rampolla, i fratelli Rampolla e Citro, sono anni che ci stanno provando. Quest'anno penso che sia stata ancora di più meritata dell'anno scorso. Come diciamo, su Bordo Vasca hanno sbagliato solo una partita qui nel girone di ritorno, e questi playoff secondo me hanno confermato che è salita in A1 la squadra più forte. In questa partita è stata sempre in vantaggio la Rari Nantes Salerno, e comunque è stata una condotta perfetta, preparata bene. Latina i primi due tempi con un paio di giocatori con due già carichi di due falli, quindi ha cercato di contenere fino alla fine. Poi la lotteria dei rigori si chiama lotteria, come diciamo sempre, perché è aperto a tutti, però secondo me è salita in A1 la squadra che ha meritato di più. Complimenti a Latina, che sicuramente ci riproverà l'anno prossimo, e un in bocca al lupo alla Rari Nantes Salerno. Oggi ci ha reso felici dopo tanti anni. Manca dal 91 la 1 a Salerno, no, manca per la Rari Nantes Salerno. In effetti c'era stato il circonnatico nel 2007, però è sempre un piacere vedere la massima categoria nella nostra città. Certo, e poi comunque diciamo che se lo merita, e forse Latina ha insistito troppo sulla penna, un gioco che dopo un po' l'hanno capito tutti. Sì, guarda, aveva Goreta con due falli al primo tempo, e anche Gianni era carico di due falli, forse inizio terzo tempo. Tulli la stessa cosa. E il gioco del Latina, il fulcro in attacco è la penna. D'altronde è un giocatore che in questa categoria fa la differenza, ha preso tante espulsioni. D'altronde nell'ultimo minuto il Latina ha avuto la palla della vittoria due volte in superiorità numerica, ha sbagliato, quindi fosse andato dentro una delle due superiorità numerica, stavamo parlando forse di un'eventuale gara 3. Sicuramente le soluzioni offensive in una squadra che perde Goreta e Gianni per due falli sono venuti a mancare. La responsabilità dovevano prendersela altri, che hanno provato, però di fronte comunque c'era la squadra che ha vinto la regular season con una fase È un difensiva grande eccezionale. portiere. E Santini oggi è stato strepitoso in tante occasioni. Quindi la penna sappiamo che andava contenuto, ed è stato fatto in modo egregio. Ok, allora con Walter Fasano ci risentiremo per chiudere questo panorama su Pallanodiamo e poi scopriremo insieme a lui dove andrà l'anno prossimo. Sì, facciamo un po' di pallanuoto mercato. Beh, poi è già bella che è iniziata. Eh sì, vediamo, vediamo. Sicuramente adesso facciamo quest'ultimo commento, poi ci godiamo un po' di vacanze e poi ci buttiamo in questa fase di mercato, tra virgolette. D'accordo, grazie Walter. Grazie a te. E allora, dopo aver commentato in diretta insieme in video con Walter, commentiamo adesso invece l'altro playoff che ha visto la conquista dell'A1 da parte del Telimar Palermo, che ha battuto in casa il Rari Nantes Camogli ieri sera. Sì, una partita molto equilibrata, come è giusto che sia in queste gare di playoff per la promozione. D'altronde abbiamo anche commentato quella di Latina che è finita ai rigori. Qui c'è stata una partita equilibrata con il Telimar che ha chiuso in vantaggio il primo quarto e che ha sempre condotto la gara mantenendo non a distanza di sicurezza il Camogli, ma sempre con un vantaggio che ha portato poi alla vittoria la squadra del presidente Giliberti, che ha conquistato finalmente questa promozione in Serie A1 con una squadra che era attrezzata per vincere il campionato. Ci è riuscita anche chiudendo il secondo posto la regular season. La vittoria di sabato scorso a Camogli è risultata fondamentale, ma si sapeva che davanti a un grandioso pubblico, che è quello di Palermo, numerosissimo, oltre una bellissima 1.800 cornice di persone. fumo, era un bel po' di persone. Ho visto le immagini, veramente era una cosa spettacolare.
grandissimi complimenti a Ivano Quartuccio, vero trascinatore di questa squadra, che dopo il cambio di allenatore è subentrato a Mussolo, ha trascinato questi ragazzi a questa grande promozione. Ivano è un ragazzo in gamba, non allena da pochi anni, sempre dimostrato il suo valore, e questa promozione mette la ciliegina sulla torta di un'annata per lui ottima. Tra l'altro anche la 17 continua il suo cammino. Che dire, grandi complimenti al Telimar, ma un ottimo Camogli. Purtroppo gara 1 pesa molto sull'economia di questi playoff per la squadra di Temellini. Era difficile vincere, ecco, davanti a una cornice di pubblico, come hai detto, e comunque davanti a una squadra molto forte come il Telimar. Il Camogli ci ha provato fino alla fine, però ciò non toglie che è stata un'annata eccezionale per la squadra di Temellini e dei suoi ragazzi, un'annata che l'ha vista vincere la regular season del girone nord, e che oggi, cioè, sicuramente avranno un po' di rammarico per come sono andati questi playoff, però non credo che abbiano nulla da rimproverarsi, perché di fronte, come abbiamo detto, c'era una squadra che era attrezzata per andare in A1. Un dettaglio importante di quest'annata è che salgono due squadre del girone sud e si salvano due squadre del girone sud, quindi playoff e playout con protagoniste vincenti le squadre del girone sud, e purtroppo girone nord fermo al palo, costretto a rimanere in A2 con Camogli e le altre squadre che sono andate playoff, e costretto a retrocedere con Plebiscito e Brescia. Che sia un campanello d'allarme per questa forbice troppo ampia che si è creata tra girone sud e girone nord. E questo lo vedremo. Campanello d'allarme per il girone nord, ovviamente. Sì, comunque diciamo che nonostante tutto, visti chi è salito, visto chi è sceso, e che dalla Serie B sono le promozioni e le retrocessioni bloccate, siamo già in grado di dare una parvenza di girone. Lo affronteremo poi nell'ultima puntata. Bene, comunque a nord dovrebbero giocare Bogliasco, Crociera, Bologna, Ancona, Camogli, Civitavecchia, Lavagna, Sturla, Torino, Como, Metanopoli e la vincente tra Arenzano e Lerici, perché devono giocare sabato e c'è lo spareggio. A questo proposito, chi è il favorito? Penso Arenzano c'ha questo match point che non può fallire, insomma, e credo che oggi ha il 70% del pronostico a favore. Bene, a sud invece troveremo nuovamente il Catania, che scende dopo qualche stagione dalla 1, i Muri Antichi che si sono salvati, poi la Roma 2007, la Roma Visnova, il Latina, l'Acqua Chiara, la Rechi Salerno, la Cesport, il Messina, il Pescara, il Tuscolano che è salito dalla Serie B, e poi la vincente tra Etna, Waterpolo e 09 Ostia. A questo proposito, per te la favorita qual è? Due partite finite ai rigori tra Etna e... Mi tengo anche io sul 50-50, anche questa potrebbe andare ai rigori. La partita aperta a tutte e tre i risultati, due squadre attrezzate, e gara 1 e gara 2 insegnano che è aperta a tutte al 50-50, insomma. Ok, quindi queste dovrebbe essere la prossima Serie A2. Ricordiamo che dopo questi ultimi spareggi di Serie B cala il sipario sulla pallanuoto nazionale, rimangono le finali giovanili, dove tu hai ricordato ci sarà l'Under 17 di Quartuccio impegnata nella finale A a Brescia, insieme alle altre sette formazioni, mentre nel B giocheranno a Viterbo dall'11 al 14. Con questo quindi è tutto, Walter, ci sentiamo per l'ultima puntata la prossima settimana. Un abbraccio a te. Nelle interviste potete vedere la gioia dei due club, a Palermo ben 1800 persone e a Latina grande rappresentanza della Rari con feste in tutta la città al rientro della squadra. Yeah.
qualche parola al caldo, qualche parola al caldo, dai. Dai, dai, Dio, dai. Ciao, faccio. Ivano, una promozione meritatissima, ma ce la siamo veramente sudata minuto per minuto contro il Camogli. Anche in gara 2 qui in casa però è stato incredibile vincere davanti al nostro pubblico, conquistare la promozione davanti al nostro pubblico. Sì, guarda, una sensazione difficile da spiegare con le parole. I ragazzi sono stati grandissimi, perché pure carichi di falli, avevamo lo straniero fuori per 3 falli, Gabriele fuori per 3 falli, sono andati dentro chi magari era anche al primo playoff, ha dimostrato quanto eravamo uniti, quanto eravamo squadra, quanto eravamo famiglia. Quando sono subentrato eravamo addirittura fuori dalla zona playoff, quinti in classifica. E avevamo 2 scontri diretti, col Messina e con Latina. Non vincendoli non saremmo andati neanche ai playoff. Trovarci qui, dopo aver vinto tutte le partite del campionato, le 2 gare di semifinali, le 2 gare di finali, è una cosa, un sogno che diventa realtà. Veramente tantissimi complimenti a questi ragazzi che hanno lavorato benissimo, sono sempre messi a disposizione con grande voglia, con grande determinazione, volendo questo risultato e ottenendolo. Ora ci godiamo bene questa promozione che arriva dopo tanti anni, riportiamo a Palermo la pallanuoto che conta e poi vediamo un po' cosa fare. Presidente, quanto è stata sofferta questa promozione, quanto è stata meritata? Sofferta tantissimo, meritata di più. Abbiamo lavorato da una decina d'anni a questa parte per costruire questo risultato. Quest'anno in particolare, articolando dopo una serie di campionati meno brillanti di quelli precedenti, in cui eravamo sempre arrivati in zona playoff e sfiorando la promozione in A1, eravamo un po' in caduta libera. Mi sono sentito in dovere di dare nuovi stimoli al gruppo, di rafforzare il gruppo e di puntare in alto in maniera dichiarata alla promozione. Non abbiamo mai nascosto questo nostro obiettivo, l'abbiamo sempre perseguito anche in tanti momenti difficili che hanno caratterizzato questo campionato. Abbiamo reagito, c'è stata sempre la voglia da parte di tutti, il gruppo era ampio, coeso e si è compensato di volta in volta. È stato pesantissimo l'ultimo periodo quando c'è stato il cambio in panchina da Zoran a Quartuccio, da Mussur a Quartuccio. Mi sono dovuto personalmente mettere in gioco tantissimo perché da un lato il nuovo tecnico ha impostato un rapporto un po' più elastico, comprensivo, di più basso profilo con la squadra. Il mio affiancamento è stato totale per cercare di non fare calare la tensione. Sono stato presente personalmente a supporto della squadra, del tecnico, del direttore sportivo in ogni momento. Abbiamo affrontato proprio nel giro di mezzo minuto ogni situazione, l'abbiamo sanata. È stato un crescendo, giocavamo bene. I playoff sono stati un capolavoro, sia quelli col Bologna, la partita in casa, la partita lì, Bologna squadra tosta, che non mollava mai, così come il Camogli. Al Camogli abbiamo fatto l'impresa, lì in casa loro, sotto di 3 gol, abbiamo recuperato con una forza di volontà straordinaria, credendoci alla fine e chiudendo sull'11-8 mentre eravamo sotto 8-5 per loro. E qui sapevamo che ci aspettava una partita così difficilissima. Loro sono stati in partita per 3 tempi abbondanti, poi una maggiore freschezza del nostro gruppo, nonostante fosse stato falcidiato da espulsioni di ogni genere e natura. E abbiamo resistito, eravamo di più, eravamo più freschi alla fine, abbiamo messo più palle dentro. E potevamo chiuderla in maniera un po' più rotonda, ma tutto sommato il +2 ci sta tutto. E la partita a livello di risultato non è stata mai in discussione. È un risultato meritatissimo, frutto di un programma mirato. Io ero certo del risultato personalmente, questa scritta che campeggia a giro in tutta la vasca, Telimer Città di Palermo Serie 1, non è vogliamo in Serie 1, andiamo in Serie 1, vogliamo la Serie 1, è Telimer Città di Palermo Serie 1, conclama la mia convinzione sul fatto che oggi la chiudevamo e oggi l'abbiamo chiusa. Quindi niente scaramanzia, insomma. No, io sono andato in trasmissione in questi giorni, in TV, radio, e dichiaravo che eravamo pronti noi come squadra, tutti. Capitano, vieni qua. Sì, ora. Il capitano è il punto di forza di questa squadra, ci confrontavamo costantemente, c'era una voglia, una fame di Serie 1. Da parte di tutta la città. Si è allargato, è cresciuto dallo zoccolo duro della squadra, si è allargato su tutto l'organico, ha coinvolto tutto lo staff e poi anche l'intera città. Ma la cosa bella è che grazie al rapporto di grande lealtà e sportività che siamo riusciti a costruire con tutta la regione siciliana, ma anche con tutto il territorio nazionale, tutti quanti spingevano
prendevano e soffiavano in poppa a noi, per cui è un risultato del Telimar sicuramente, perché sono il frutto di sacrifici straordinari della città di Palermo che ci ha sostenuto e ha voluto questo risultato. Oggi in tribuna c'erano varie squadre sportive, c'erano gli ultra del Green Basket che ci hanno affiancato e c'era una tribuna, ci hanno state 1800 persone, era strapiena in tutti gli ordini di posti. Credo che mai questa piscina abbia avuto tutto questo pubblico, ce lo siamo meritato. Ora abbiamo una grande responsabilità, quella di strutturare una squadra per la Serie 1, per restarci, abbiamo la forza per farlo, abbiamo già in programma diverse belle cose, da domani partiremo con questo nuovo programma, però mi sembra più giusto pensare a questa promozione meritata e sofferta e poi ripartire da domani. Abbiamo la strutturazione come società, come gruppo, come squadra, come città che ormai si sostiene e siamo entrati nel loro DNA per onorare al meglio questo programma importante della 1. Capitano, hai trascinato i tuoi in tutta questa stagione, hai preso in mano questa responsabilità appunto del ruolo di essere capitano per il primo anno, questo e li hai trascinati verso la promozione. Una promozione meritatissima, sudatissima. Che emozioni sono state soprattutto in questo finale, in queste finali playoff, ma anche durante tutta la stagione, alti e bassi e poi la cavalcata verso la promozione? Allora, intanto per me è stato un onore essere il capitano di questa squadra, che è una squadra, è una famiglia. Lavoriamo da settembre a testa bassa per questa promozione, ci siamo riusciti. Questi playoff io personalmente li ho vissuti con serenità, ero felice, quindi sinceramente non mi è pesato più tanto fare queste partite, perché come ripeto ero felice, concentrato. Si respirava un'aria appunto comunque di forza in spogliatoio. Sì, sì, piano piano siamo riusciti a costruire, diciamo, questa squadra si è unita sempre giorno dopo giorno, finché siamo arrivati a questa prestazione che è stata veramente incredibile, perché abbiamo difeso veramente alla grande. Ma al di là della partita in sé, che magari appunto poteva essere una partita come le altre, poteva essere questa, poteva essere un'altra, ma quanto ha influito la presenza di questo pubblico stasera? No, io ancora pelle d'oca. Sono stati fantastici, i nostri ultra e poi tutte le persone, sembrava che c'era tutta Palermo qua. È stata veramente emozionante, io spero già a ottobre, quando ricomincerà il campionato, di avere ogni giorno, ogni settimana la tribuna così piena. Allora al volo un commento, perdere i rigori fa male. Perdere i rigori fa male, perdere a 30 secondi dalla fine all'andata fa male, però questo è lo sport, uno deve accettarlo. Evidentemente se hanno vinto loro sono stati più bravi, quindi bisogna riconoscere pure la loro bravura, noi ce l'abbiamo messa tutta. Non posso dire niente assolutamente ai ragazzi, perché sono state due gare veramente intense, belle, e che hanno rivalutato la pallanuoto di A2, veramente due belle partite. Questo girone sud che può portare tutte e due le squadre. Girone sud è tremendo, era una bassa 1, una piccola 1, quindi sapevamo che era un girone difficile, siamo arrivati al momento importante anche bene fisicamente e tutto, poi gli episodi a volte fanno la differenza, un episodio in più, un episodio in meno, poi decidono le partite. Va bene, è presto per parlare dell'anno prossimo. Hai voglia, hai voglia. Hai voglia a parlare dell'anno prossimo, grazie a te. Ricordandovi che andremo in onda ancora una volta per dare anche i definitivi verdetti della Serie B, e cioè chi salirà in A2 tra Arenzano e Lerici e chi tra Etna, Waterpolo e 09 Ostia. Saputo queste due cose, vi daremo anche il girone che l'abbiamo già anche accennato, lo vaglieremo insieme a Walter Fasano e ci saluteremo la settimana prossima. Questo è tutto, buona pallanuoto a tutti, dove si gioca ancora.